In un momento particolarmente difficile sotto l'aspetto economico, vista l'attuale situazione che coinvolge la realtà vallare, afferma Amedeo Amadeo, direttore generale dell'azienda ospedaliera Bolognini di Seriate, si impongono riflessioni che investono anche il settore della sanità. Questo quanto evidenziato nel corso del settimo rendiconto istituzionale della rete ospedaliera di Valle Seriana, tenutosi a Torre Boldone nel corso della mattinata di lunedì 6 dicembre. C'è una parola che fa da tradunione ed è insieme. Sì, è fondamentale per il rilancio tener conto di tutti gli operatori, sia dell'industria, sia della sanità, della Valle Seriana, per poter rilanciare un tipo di ragionamento che è indispensabile. C'è un po', come ha detto qualche relatore, una globalizzazione all'incontrario che deve riportare ai nostri valori, ai valori della famiglia, ai valori del lavoro, e quindi è evidente che tutti devono contribuire in questo senso. C'è la possibilità in Valle Seriana, ma direi in tutta la Bergamasca, di creare le condizioni attraverso le quali tutti insieme, perché non è possibile lasciare fuori nessuno, il terzo settore, la sanità, e il manifatturiero e quant'altro, tutti insieme noi possiamo ricostruire una situazione che, se non sarà florida come prima, in ogni caso garantirà occupazione e soprattutto alle famiglie di arrivare bene alla fine del mese. Presentata l'attività dei tre ospedali, Alzano Lombardo, Gazzaniga e Piario, gli investimenti in atto e progetti per il futuro. Forti dei risultati ottenuti dall'ospedale Antonio Locatelli, che con i suoi 133 posti letto conferma la buona qualità dei servizi prestati. Al tavolo di lavoro hanno seguito le relazioni di Michele Tumiati, direttore sanitario dell'azienda, Luca Vecchi, direttore amministrativo, e Massimo Puricelli, direttore dell'unità operativa complessa, dei primari delle unità operative e dei sindaci dei comuni dove hanno sede le strutture. Oggi è stata un pochettino la festa di Piario, perché non ci aspettavamo che arrivasse a raggiungere e a superare Cluro nel giro di un anno. Ecco, adesso bisogna fare anche le infrastrutture, perché allora raddoppiamo.